anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vengo una settimana di mal di gola e raffreddore, vabbè, questo poco ci entra con la giornata di oggi, ma voglio tornare a, come dire, alle origini dello spinning, quasi all'essenza dello spinning. One rod, one bait, una canna, un'esca e one man, e un uomo. Quindi ho la mia canna, la Tide, High Tide, ho il mio guadino, ho un po' più di un'esca, devo essere sincero, ma non ho portato borsello, niente, solo una scatola con solo gomme, di cui due preparate da me con filo piombato, perché voglio fare quello che mi è stato consigliato da un pazzo come me, forse Crazy Spinner. E Crazy Spinner mi consiglia di cercare l'incaglio e io oggi lo cercherò. Alessandro e l'amico Adriano, vediamo un po'. Orca, quando cazzo è sporco. Alessandro che sta a surf, Adriano che mi fa vedere la sua canna, si vede che è bella, una delle sue canne. Senti questo, vediamo che bello sto modello. Questo è un Quantum. Bello. Lo Smoke. C'ho sia il 4000 che il 2005. Ma questo è un bel palo, eh. Senti un po'. Madonna. Questa è più morbida? Sì. Guarda. Quanto c'ha? Prova, questo? Prova. Questa è 10,45. 15,45. Anche prova, se prova. Non è rigidissima. Però. Bella. Io ma non so questa se c'ha tipo stazione qua come questa, o più morbida. Più morbida. Mo te la faccio sentire. Io la cercavo rigida, capito? Cioè la voglio un po' più fast. No, questa è medium. Che pure per me questa. Però con questa dai. Vai, porca questa miseria. Questa piace, non è che non piace. Poi devi vedere, cioè, quanto tiene di artificiale, perché questa 45. Ma dopo devi vedere se è vero, perché no, questa dai, sì, dai, non c'è problema. Ma dai, vabbè, no, ma questa non è che è una marca dici scrausa, no, però no, poi questa è la Taiwo, questa è matta, questa è. Però poi quello che dichiarano buono. Quando vai a vedere, cioè, è chiaro che dici il suo meglio lo dà con il suo meglio lo dà con la grammatura di mezzo. Poi dopo ti ci metto un'esca. No, se cerchi una rigida non. No, l'azione è bellissima. L'artificiale te lo fa sparare? Questo è 3 metri, quant'è? No, prova un po'. La misura mi piace tantissimo, questa è una bella misura proprio. Come, mi devo rispogliare, perché l'altra volta mi sa che il mal di gola e la tosse mi è venuta a seguito di della sudata che ho fatto uscendo pesante. Sto decisamente meglio, ma ancora c'ho un po' di tosse. Io con sti cazzo di clip ci riesco. Come cazzo fai a metterlo questo? Ah, queste, porca miseria, questi io ci trovo che è una meraviglia. Cioè da qua, da questa sopra, una volta che infili lì. Ah, da sopra lo fai passare? Sì.
Quello è 12. Eh? Questo dovrebbe sparare. Posso? Beh. L'obiettivo della giornata viene quindi subito modificato dall'incontro casuale con Adriano e Alessandro. Alessandro si fa la sua bella pescata quotidiana surf casting, mentre con Adriano iniziamo a fare tutta una serie di prove, di lanci, di artificiali per valutare effettivamente la portata della canna, le sue capacità, i suoi difetti e i suoi pregi. Sicuramente una canna che adesso ho usato parecchio e con la quale mi trovo molto bene. Il suo limite, se così possiamo dire, è quello che le grammature superiori ai 30 grammi le sente e le lancia con difficoltà, quindi trova il suo optimum di lancio sicuramente tra i 20 e i 25 grammi. Lancia molto bene anche gli artificiali più piccoli, ma come dire, se avete intenzione di comprarla per lanciare artificiali di peso superiore ai 25 grammi o di peso superiore ai 30 grammi, io consiglierei di vedere altre canne tipo la Krazy dell'amico Peppe, che è la stessa ditta che produce la Telwalk. Raggiungo quindi l'amico Adriano e iniziamo a giocare con i suoi artificiali nella speranza che tra un lancio e un altro, una prova o un'altra, possa comunque boccare qualche bel predatore. Com'è? Allora, la canna è perfetta, velocissima. Non sembrerebbe, infatti è una bella sensazione. L'unica cosa è che secondo me è 12 grammi è poco. Non la sfrutto. Sì, 12 grammi forse è un po' poco. Non la sfrutto. Sì, sì. Questa lancia bene i 20. Come avete sentito, l'amico Adriano la fa fischiare la canna. Beh, a me mi starebbe pure bene. Tanto io sotto ai 20 ce l'ho, con quell'altra. Allora, con il come cavolo si chiama, mo non me lo ricordo. No, è bella pure come finiture, bilanciata, è fatta bene. Mo lì ci devo mettere 4.000 però. Cioè 4.000 e questo è il 3.000 o ripasso sulla Lunamis? Ho 4.000 però. Normalmente dovrebbe stare qua. Ah. Vedi, però se ne vado giù. 4.000, c'ho un 4.000, bello, bellissimo, la canna, l'azione è spettacolare perché è veloce, capito? No, è veloce. È molto veloce. Te l'ho detto, l'altra volta ho fatto un lancio, mi sono impressionato, cioè non arrivava più l'artificiale, però devi, c'ha la sua, c'ha il suo peso ideale. Qua è leggera, Considera che io venendo dalla Lunamis, questa è morbida per modo di dire, la Lunamis è proprio, è un fuscello, artificiale lo fa sentire bene.
si sente l'artificiale. Questo mo ci devo comprare la colla per... E l'attacca, non posso mettere una goccetta d'acqua. Ma l'attacca non è troppo rigido e va bene lo stesso. Ma la goccetta ce la devi mettere, basta che si appunta. Basta che si appunta qua? Sì, sì. Che non mi fa sto gioco. Ma perché non ce l'ho in macchina, se no te lo davo. È che non ce l'ho dentro. Esatto, perché io pure... Questa bellante l'ho presa a 8 euro stanno. Sì, Black Minnow. La originale? Sì. La confezione, quanto ce ne sta? Confezione, una testa e due corpi. 8 euro, buono. Rispetto ai 13 euro su internet. Non ci hai provato per niente oggi? Ieri è una settimana che sto in crisi d'astinenza, ho detto devo uscire a fare due lanci. Gomme per oggi. Oggi, tutte gomme? Sì, oggi ho detto se mi porto i rigidi, poi le gomme le metto da parte. Poi volevo provare queste, ma questa è troppo leggera. Praticamente ho fatto la montatura col filo di piombo. Perché voglio provare queste sul là in scogliera. Sì, sì. Sperando che non si incaglino come quelle con le testine. No, infatti non si incaglia. Che gli ho dato più il baricentro verso così, quindi dovrebbe rimanere pure quando cade un po' così. Sì. E ritirando la sale. Invece queste vanno più giù a punta, sì. Quindi, però mo è leggera questa. No, questa è leggera, no. Questa oggi ne è una un po' più. Questo quant'è? Questa è da 10 grammi. Questa quant'è? 12? Questa è 12. Poi c'ho st'anguilletta. Questa però no, questa mi sa pure sui 10. Ma ho visto la telecamera di San Benedetto, mi sembrava meno mosso il mare. Questa stiamo al suo limite inferiore. 15, poi sono 15 gradi. Per sentire questo è 8 piedi 82. Ah vabbè, comunque bella. Ma va il mulinello, uno spettacolo, eh. Ma cazzo è bello. Io ho cambiato il pomello. No. Comunque lo spara? Calcola che è più grande, questo non è la grande. Sai che io ci vado ancora un po' cauto perché ancora non so bene come, però lo lancia.
fai. E se possiamo fare una ripresa che recuperi un bel pescione. Comunque beh, c'è un bel movimento, c'ha. Con la buca questo diventa una madre. Prova, questo no, lo penso che è troppo leggero. Anche se, senti un po'. Fluttersi. Bello. Questo è un senza paletto. Comunque lì ci deve essere Popper, che hai provato? Mi piace, Popper no. Lo volevamo provare a vedere come reagisce. Ah, questo vedi, se... questo ogni tanto fa so. Secondo me ci hanno messo l'anno troppo grosso. Questo è originale così, non l'ho cambiato, è proprio così. Gli si ribalta contro. Questo è sempre della Sispin. Madonna. Il 831. Questo fa un casino in mezzo all'acqua, eh? Con sti bocchettoni. Sì. E non solo, c'è pure questa apertura qua, mi si è spezzato. L'ho riaggiustato, ma. Con Attack o che ci hai messo? Attack? Attack e bicarbonato. Bicarbonato perché? Si ingloppa, non lo stacchi più. Ma insieme li metti? Io ho messo artificiale sotto. Hai visto quelle presse, quelle manuali che per il legno? Sì. L'ho messo a misura e l'ho pressato, che in modo era. Era perfetta la giuntura. Nella giuntura dove si è rotto ci ho messo la polvere di bicarbonato. Precisa, e poi dopo qualche goccina d'attacco, quella penetra dentro e lo blocca. Perché io c'ho il. Ce n'ho uno che mi ha fatto sto lavoro, lo devo far asciugare. No. No, ci si lavora bene. Certo, ci vorrebbe un mulinello un po' più. Ci vuole il penne, ci vuole. Mo si deve accontentare il 4000. Tanto quello è un XG comunque, quindi c'è un recupero più.
Questo è proprio M, questo è, cioè, ha stoccato? No, mi sono perso il giro così. Ah, allora ci siamo fatti sta miriade di lanci con Adriano e adesso mi voglio fare un, come dire, un approfondimento, cioè voglio fare quello che avevo pensato di fare quando sono uscito. Poi ho incontrato Adriano e, per carità, ci siamo fatti un sacco di, abbiamo fatto un sacco di prove artificiali, ce n'ha più di un negozio decisamente, anche le canne non gli mancano. Ma piacevole mattinata, si conclude così, continuo un po' a fare lanci qua e là, con le esche si ritorno, ma poi me ne torno a casa dopo aver trascorso veramente una piacevole giornata in compagnia. Quanto lancio in compagnia, fanno sempre piacere. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se il video